calore della stessa città. Guardate che anche il Vietnam, di cui in gran parte per la mia generazione è stato fondamentale, un piccolo popolo che si ribellava contro la strapotenza e i bombardamenti, i napali, i veleni, della più grande potenza del mondo. È una grande vittoria, la vittoria del Vietnam del Nord, pochi anni dopo quella vittoria mostra, si mostra anche una faccia, mostra la faccia di tutti, e ci sono migliaia e migliaia di vietnamiti che fuggono in mezzo di fortuna sulle barche per fuggire. Ecco questo dramma, il dramma è il grande dramma del Novecento, di questo ci parla questo libro. Un comunismo che è battaglia per la libertà e diventa altro quando va al potere. C'è una, rubo solo un minuto per citare una riflessione su questo tema che mi sembra bellissima, di Václav Havel, che è stato il primo presidente della Repubblica Cecoslovacca dopo la caduta del comunismo, era stato un dissidente, un grandissimo scrittore. Havel diceva: ma l'utopia è fondamentale, se non ha l'utopia, se non ha un granello d'utopia, l'uomo non vale niente. Il problema è capire quando quel granello d'utopia si trasforma in prevaricazione, e questo è il grande nodo del Novecento. Ripeto, un altro momento che è stato evocato è l'Italia, la Formia e la Lenola degli anni 30. È vero, sono poche le pagine dedicate al liceo, questo diceva, sono straordinarie. Cioè ci raccontano cosa può essere il liceo, e un liceo di Italia fascista. Al di là di avvertenti del professore che mette mano croce, o di quello che gli fa parlare, che gli parla di Lenin, insomma, che gli dice questo nome strano, insomma, no? Al di là di queste isole straordinarie, il Grau dice, ed è fondamentale questo pezzo, anche un liceo fascista come questo, conformista, autoritario, eccetera, però era un'apertura. Anche se la psicanalisi non c'era, il mondo moderno dicendo, figuriamoci se si parlava di industrializzazione, no, anche se era arretrato, era un'apertura per il mondo. Il Grau veniva da una Lenola poverissima, come lui dice, l'ha raccontato meglio, appunto, il più a lungo, insomma. La Lenola dove l'acqua corrente arriva nel 57, immaginatevi cos'era negli anni 23, cosa significa le grandi scienze allora? Immaginatevi in quel quadro che grande fascino possa avere il cinema. Ecco, il mondo di ieri, e anche la domanda sul 48, a questo ci rimanda, perché vedete, non era solo, ha ragione Grau, giustamente, molto accetta l'aspetto autocritico, no? Noi non ce l'aspettavamo. Beh, ma se guardate, adesso si guardano molto i dati elettorali, no? È uno studioso di dati elettorali che vi dice che era legittimo non aspettarsi la vittoria della Democrazia Cristiana, perché le grandi elezioni che c'erano state prima, nel 46, beh, i voti delle sinistre sommate, comunisti e socialisti, erano stati il 40% e la DC il 35%. E nel 48 la DC ha 48,5%. Alla Camera, alla sinistra, è poco più del 30%. Cosa, e guardate, non è che in questi due anni c'è stato il sorpasso, come si dice con te, perché le elezioni amministrative della fine del 40, le elezioni intermedie, hanno visto una crisi forte della DC, che era stata erosa al sud da un luogo qualunque, dai monarchici e così via. Insomma. Quindi la domanda che il Grau si pone è una domanda fondamentale, e certo sono vere e condivise allora da tutti i dirigenti, diciamo, le risposte che veniva data. Adesso abbiamo sottovalutato l'influenza della Democrazia Cristiana e degli aiuti americani. Beh, però per capirlo bene bisogna capire cos'era. Cioè, tenete conto che senza il grano americano ci sono dei momenti in cui Milano non può mangiare. Il governatore militare dà delle partite di grano al sindaco perché possa tappare dei buchi. E attorno agli aiuti americani che arrivano con una molto pubblicizzati, diciamo, no? Ogni nave, ogni treno diventa un'occasione di iniziativa pubblica, insomma, no? E così via. Beh, le lettere degli emigranti, se l'America, finto o vero che fossero, insomma, se l'America non ci dà più grano, noi moriamo di fame, voi morite di fame, eccetera. Votate per l'America, votate contro il comunismo. Beh, tutte queste cose bisogna capirle. Per capire la presa, pensare all'Italia di allora. Ti racconto solo una cosa su quel 1948. La trago da un libro di Miriam Mafai, che fece la campagna elettorale nei paesini dell'Abruzzo, per il Partito Comunista, nel 1948. La Mafai dice: io andavo nei paesini, i comizi erano annunciati dal banditore, che andava a piedi, come allora si usava, che andava a piedi a voce e diceva. E dice, le donne non c'erano mai nei comizi, e i compagni cercavano di
di consolarmi, dice no, stanno dietro le finestre, cioè, dice solo in un paese le donne, un gruppo di donne mi venne incontro con i fazzoletti neri eccetera e mi parlavano, volevano raccontarmi di sé, ma io non capivo assolutamente quello che mi dicevano perché parlavano nel loro dialetto strettissimo. E allora mi chiesi con terrore, disse Miriam, se io non capisco quello che dicono loro, come possono loro capire quello che avrei detto io? Ecco, la campagna elettorale del 48 si svolge anche in questo clima, con appunto l'impegno della Chiesa fortissimo, da un lato con l'orrore che viene, perché guardate, nella pagina è stato ricordato anche qui il fatto che contemporaneamente a Est i partiti comunisti andavano al potere grazie alla presenza dell'Armata Rossa in modo brutale, insomma. Beh, immaginate che cosa questo può significare in un paese che ha conosciuto il fascismo. La propaganda, c'è un documentario che consiglio a tutti, in particolare al ragazzo che ha fatto la domanda, credo si trovi facilmente, insomma, la strategia della menzogna, che è il documentario con cui i comitati civici, non direttamente la Democrazia Cristiana, fanno campagna elettorale contro il Partito Comunista, contro il fronte, diciamo. E beh, tutti questi temi sono toccati, la paura del nuovo fascismo, la paura del ritorno, e soprattutto l'altra cosa, ecco la risposta che io aggiungerei, quello che fu sottovalutato è il bisogno del paese di ritornare alla normalità. Questo dà uno degli elementi di differenza. I conflitti sociali, i scioperi eccetera, diventavano un elemento di un paese che aveva voglia di ritornare alla normalità. E questa è la paura di continuare dei conflitti, la paura del nuovo fascismo, la paura di un domani, un paese che aveva paura. Ecco, questo io credo che sia una risposta.